sarai. Teens Digital Radio. Dopo la canzone di Dolce Nera torniamo a parlare appunto dal Restart Festival. Allora, abbiamo qui con noi un grande ospite, Franco Violante. Buongiorno, benvenuto. Grazie. Che fa parte appunto di un'associazione. Quindi ci descriva l'associazione e il perché lei è qui, quindi qual è il suo ruolo al festival. Sì, sono il presidente di GIS Marameo. GIS sta per Gruppo di Iniziativa Sociale Marameo, un'associazione nata circa 20 anni fa. Si occupa di educativa di strada, un'attività poco nota tra le pochissimo note attività del sociale. Lavoriamo con i ragazzi, con gli adolescenti e indirettamente con i territori e i genitori, le comunità, le famiglie. Facciamo un lavoro che è invisibile. Stando per strada, stando con le persone, non sembriamo degli operatori sociali. In realtà il nostro obiettivo è fondamentalmente accompagnare la crescita dei ragazzi, degli adolescenti e indirettamente anche fare una forma di cittadinanza attiva. Ecco, una domanda personale: cosa ha imparato dal suo lavoro? Quindi quali sono i valori che gli ha insegnato il suo lavoro? Sicuramente quello di uscire dalla propria individualità, vedere le cose in una maniera più globale e più complessiva. Nel momento in cui siamo in relazione gli uni con gli altri, in qualche maniera quello che succede a ciascuno è frutto di quello che succede agli altri. E in un certo senso noi ci troviamo qui a nostro agio anche all'interno del festival, proprio perché assistiamo tutti i giorni in grande attraverso quello che succede in televisione e nel piccolo in quello che succede nei quartieri, nei rioni, all'effetto delle scelte di qualcuno a danno degli altri. Un'ultima domanda: qual è il gesto quotidiano che secondo lei, anche per ritornare in tema del festival che appunto è Festival della Creatività Antimafia, dicevo appunto, qual è il gesto quotidiano che ognuno di noi dovrebbe fare per mantenere il proprio stato di legalità anche a livello cittadino? Diciamo che non vedo un segno particolarmente distintivo, penserei semplicemente ad ascoltare. Semplicemente ascoltare. È una cosa che facevano notare in molti, quindi il problema del dialogo, dell'ascolto, è una cosa che molti sentono come uno che dovrebbe essere uno dei principi poi fondamentali della legalità. Era una cosa che facevano notare anche le ragazze prima che hanno vinto il contest, insomma, è una cosa decisamente interessante. Molto sentita, diciamo. Provate, se volete, con l'ascensore. Quando prendete l'ascensore insieme a un condomino, provate a esercitare l'ascolto, dura 10 secondi, però in quei 10 secondi possono essere molto imbarazzanti se non si dice nulla, certo. Si guarda a terra, in soffitto, le scarpe, buongiorno, buonasera, oppure si scambia qualche parola sul tempo, sulla spesa, oppure si commenta quello che è successo ad un altro condomino. Sono 10 secondi alla fine, il tempo di salire dal primo al sesto piano. E quello è il tempo di una relazione che però può essere il primo passo di qualcosa di più significativo. Esercitare l'ascolto in quei 10 secondi è una pratica che a volte, come dire, non costa nulla, è semplice, non hai un impegno, ma è possibile. Certo, assolutamente. Comunque noi la ringraziamo per l'intervista per e le chiediamo di fare un saluto alla nostra radio che sarà Teens Digital Radio. Beh, saluto tutti e speriamo appunto che di poterci rivedere e magari raccontare altre esperienze. Grazie mille. Grazie a voi, ciao.